Sì, è stata una brutta partita. Sinceramente, non mi aspettavo che giocassimo una brutta partita, ma purtroppo il campo tutto ci diventava difficile. Oggi, quando eravamo in possesso di palla, non riuscivamo a manovrare come magari in altre volte ci è riuscito. E direi che è stata una giornata storta dove alla fine l'episodio ha deciso la partita. Naturalmente, purtroppo abbiamo perso la marcatura a 5 minuti dalla fine su un calcio d'angolo. Poteva capitare a noi come poteva capitare a loro. Su un calcio d'angolo qualcuno poteva perdere la marcatura e siglare il gol. Purtroppo è accaduto a noi. Poi a 5 minuti dalla fine, quando ormai hai fatto i cambi e quando ormai la partita manca poco alla fine, era difficile recuperarla. Però mi dispiace perché naturalmente non è stata una buona prestazione e di conseguenza mi è dispiaciuto perderla. Io sinceramente, purtroppo una volta quando non si riesce a vincere la partita, perlomeno da parte mia, con i cambi sono stati quelli voler cercare di vincerla, visto e considerato che la Lucchese aveva perso a Cremona, quindi speravo di portarla a casa. Invece loro hanno fatto una buona gara e quindi di conseguenza sarebbe andato anche bene un pareggio alla fine, però purtroppo no. Ma non so se è una convinzione mentale, sicuramente oggi posso dire che ogni volta che provavamo a giocare la palla da dietro non ci riusciva mai. Sinceramente ho visto tanti svarioni, tanti errori tecnici, ma grossolani proprio, ecco, quindi a volte anche imbarazzanti, ma evidentemente era una giornata no, ripeto, perciò dispiace che è successo proprio oggi, dove venivamo da una vittoria a Renate, dove magari ci poteva far fare un finale di stagione un pochettino più tranquillo, diverso. Peccato. Sì, naturalmente io ho interpretato questa partita nel volerla vincere e alla fine siamo rimasti in campo con Corrado, Giasi e Rovini, che sono tre attaccanti, quindi anche loro hanno avuto lo stesso atteggiamento, sono rimasti fino alla fine perché volevano provarla a vincere anche loro, giustamente, perché la loro posizione di classifica poteva far indurre a giocarsela in questa maniera. Però ripeto, oggi secondo me in campo poi alla fine un pareggio era una cosa che noi avremmo dovuto leggere e che magari una volta visto che era una giornata no, magari stare un pochettino più coperti, essere un pochino più attenti. Oggi, ripeto, una disattenzione su un corner, quindi una mancata marcatura, ha fatto sì che l'Olbia andasse in vantaggio e portasse a casa i 3 punti. Sì, assolutamente sì. Potevamo chiudere il discorso matematico salvezza, invece dovremo andarlo a fare sabato a Roma.